per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati, delle nuove vittime, e per dare tutta la nostra piena, appassionata, affettuosa solidarietà al collega Aldo Moro, nella cui nobile figura oggi vediamo gravemente colpita ed offesa tutta la nostra assemblea, insieme con la solidarietà calda al partito che lo ha come presidente. Più che le parole, credo sia oggi importante assolvere ciascuno al proprio dovere. Perciò, onorevoli colleghi, diamo inizio ai nostri lavori e allo svolgimento dell'ordine del giorno di questa assemblea.